Abbiamo voluto fortemente questa manifestazione a Mazara del Vallo perché nel lontano 98 la storia del triathlon in provincia di Trapani è iniziata proprio da Mazara del Vallo. A suo tempo si faceva le distanze minore, il Morgana Sprint, quindi distanze atipiche, però la storia del triathlon è iniziata a Mazara del Vallo, da cui sono uscite nell'arco degli anni tanti grossi atleti, fra cui ne abbiamo qua uno presente dello staff organizzativo, Andrea Ingargiola, che sappiamo tutto il suo valore. E poi noi come comitato regionale e la zona che si presta, la location, il percorso, che in Sicilia è difficile avere dei percorsi soprattutto come questo di Mazara del Vallo, da cui si può dividere la frazione di bici altamente selettiva e tecnica dalla frazione di corsa. La distanza olimpica è la distanza regina, la distanza principe del triathlon. Difatti un altro anno, le Olimpiadi di Rio de Janeiro, la distanza è chiamata olimpica perché è la distanza su cui si svolge la gara, è su questa che si farà a Mazara del Vallo domenica, 1500 metri di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa. È un evento a nostro parere importantissimo che abbiamo subito sposato e in pieno, perché tutte quelle iniziative che promuovono lo sport sul nostro territorio sono ben accolte dalla nostra amministrazione, sia che riguardano lo sport sia che riguardano iniziative di natura sociale e eventi in genere. Noi dobbiamo in particolare ringraziare la Federazione Italiana del Triathlon e i ragazzi del Triathlon Olimpico di Mazara del Vallo che hanno colto questa possibilità e dando quindi la possibilità alla città di Mazara del Vallo di organizzare un evento sportivo di natura e di carattere eccezionale, dato proprio le prove che gli atleti dovranno esibirsi nelle gare, e nello stesso tempo dare la possibilità alla città di Mazara del Vallo di avere una manifestazione che sicuramente darà la possibilità a molta gente, molte persone di fuori di poter venire a visitare la nostra bella città e quindi poter parlare bene di quello che noi abbiamo fatto in questi anni. Io ho sempre sostenuto che per poter realizzare eventi importanti come questo è necessaria sempre una forte sinergia tra il privato e l'amministrazione comunale, per cui questo è un esempio eclatante di questa sinergia, dove il privato riesce a proporre un'iniziativa importante per il territorio e il comune di Mazara del Vallo la sposa in pieno e dà quello che può, nonostante le difficoltà che oggi vivono gli enti locali. Io penso che quando ci siano delle iniziative così importanti come questa, non è l'associazione o il privato che deve ringraziare l'amministrazione comunale, ma è l'amministrazione comunale che deve ringraziare il privato per aver avuto questa intelligenza, questa volontà e questa passione di realizzare un'iniziativa così importante per il nostro territorio. Il percorso si snoderà lungomare Mazzine e San Vito, dove è sul mare che abbiamo di fronte alla rotonda. Quindi i 1500 metri di percorso sul mare, dopodiché si uscirà, si prenderà con la bicicletta, si andrà nei posti Gorghitonte, Santa Nicola, dove dopodiché si torna sul posto d'arrivo e si faranno i 10 km su strada di corsa. Ci prevedono circa 250 partecipanti, pensiamo. Ci saranno, oltre alla gara individuale, ci sarà anche una gara staffetta. Praticamente sarà tre amici si uniranno, uno farà il nuoto, l'altro la corsa e l'altro la bicicletta. Quando gli amici della PAM mi hanno coinvolto chiedendomi se a Mazara era possibile fare questa bellissima manifestazione, io ho detto sì, subito partiamo, vediamo cosa ci vuole e così organizziamo. Sarà una bellissima manifestazione. E mi preme sottolineare che la location dove sarà effettuata la gara di triathlon il prossimo anno, perché il prossimo anno vi confermo nuovamente che sarà fatto la seconda edizione del triathlon a Mazara, sarà fatto nella nostra splendida spiaggia in città, che per problemi burocratici non abbiamo potuto averla ora. Un'altra cosa che mi preme dire è un ringraziamento all'amministrazione comunale che ha creduto fortemente in questa bellissima manifestazione, e un ringraziamento particolare a tutte le ditte di Mazara che ancora una volta hanno dato la loro disponibilità a partecipare a contribuire alle spese di questa bellissima manifestazione. Il programma della manifestazione inizierà da sabato, dove già nel pomeriggio ci sarà la consegna dei pacchi gara per chi arriva il giorno prima per nottare a Mazara, e dei numeri e dei chip. La domenica mattina invece la gara partirà alle 9:30, la gara individuale. Un quarto d'ora dopo poi partiranno le staffette. Tutti gli atleti avranno un chip nella caviglia,
chip che servirà a verificare e rilevare i vari riscontri delle tre frazioni, perché come spiegato prima poco fa ci sono tre frazioni, il nuoto, la corsa, la bicicletta e la corsa. La zona dove si svolgerà la gara, dove ci sarà la zona cambio, saranno parcheggiate tutte le biciclette e ci sarà l'arrivo, è stata individuata nella zona dove c'è il belvedere della rotonda. Quindi avvisiamo la cittadinanza che da ordinanza della provincia e del comune di Mazara del Vallo tutto il percorso sarà chiuso al traffico ad eccezione di una corsia per i residenti della lungomare San Vito per permettere loro di poter uscire. Quindi dalle 9:30 fino alle 13:30 ci sarà un po' di confusione, ma capirete che l'evento è importante, quindi faremo un sacrificio, diciamo, tutti, va bene. Per il resto poi abbiamo parecchi atleti provenienti da Malta e hanno apprezzato le foto che abbiamo pubblicato della nostra città, del nostro bellissimo mare, ci hanno contattati e già alcune strutture sono già piene e mi richiedono sempre nuovi indirizzi per poter pernottare qua a Mazara del Vallo. Abbiamo atleti fortissimi, c'è un atleta che è campione nazionale maltese che già ha vinto una gara a Cornino a maggio, un altro che ha vinto la gara a Marzamemi in provincia di Siracusa, per cui ci sarà una gara di alto livello, con atleti provenienti non solo dalla Sicilia ma da tutta Italia e anche da Malta.